Andiamo a giocare l'M51. C'è qualcuno che mi aveva suggerito di giocare l'M51 israeliano. Ed ecco oggi il gameplay dell'M51 israeliano. Allora, dobbiamo dire un paio di cose. Nel ramo israeliano partiamo direttamente dall'era 4 della serie. Non abbiamo tempo da perdere in era 1, andiamo direttamente ai carri che contano, quindi livelli, come detto, abbastanza alti. L'M51 è il primissimo carro armato medio che potete trovare e segue la linea che porterà al Magak Gal Batash, o come si pronuncia. Cosa propone il nostro carro armato? Un cannone da 105. Queste sono le munizioni che possiamo mettere, non c'è una grandissima scelta, quindi andiamo a mettere le HIT che penetrano 400 a qualsiasi distanza. Abbiamo poi le HE e poi proiettile fumogeno, che è affascinante come idea, però, ma anche no. Diciamo che spareremo altro. Abbiamo due mitragliatrici 7.62. Vi dico subito che la mitragliatrice sopra la torretta è anch'essa appunto una 7.62. Avrei preferito un calibro leggermente più grande per cercare di beccare eventualmente qualche aereo, però abbiamo la 7.62. Una velocità della torretta abbastanza piacevole. Brandeggio verticale anch'esso piacevole, meno 8,20, tempo di ricarica 7,9. Questa è la corazzatura scafo e torretta. Vi ricordo che siamo un carro armato medio, quindi aspettiamoci, diciamo, una corazza in grado di resistere non sempre. Ok, sì, angolatevi quanto volete, però se avete un 122 sovietico contro, non c'è possibilità di fare niente, ma anche un Tiger, voglio dire. Abbiamo 5 membri dell'equipaggio e questo qui è carro armato. Purtroppo non posso giocarlo in combo perché nell'aeronautica io non ho assolutamente nulla. Il primo aereo sarebbe l'S-199, che non ha neanche, ha delle bombe minuscole, quindi ho detto vabbè, faccio a meno, giochiamo solo il carro armato. Ciononostante, è probabile che andrò a sbloccare qualcosina di questo ramo perché è vagamente, ripeto, prende altre nazioni, quindi avrei un misto tutto in un unico posto, il che non sarebbe male. Se questi contenuti, ragazzi, vi interessano, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate e condividete. Se volete aiutarmi ulteriormente, potrete abbonarvi appunto al canale di Levi. Siamo pronti? Vediamo le clip che ho preparato per oggi con l'M51. Esteticamente comunque è bellissimo, cioè parliamone. È come pochi. Bello. Via. Ti salva Devi. Vai, 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 tranquillo. Ma è andato, è andato, è andato, è andato. C'è un altro? Non penso, lo sai? Cioè sì, sta accappando, però non penso che stia guardando qui. Sì. Sulla sinistra. Vai, 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 tranquillo, vai, ragazzi. Cioè, non è che dobbiamo stare fermi, dobbiamo muoverci col carro armato. Balla un po' troppo sto cacchio di cannone. Sì, vabbè. Ovviamente le foglie me le devo beccare io. Non c'è nessuno, vai. Distrutto? Ci ho messo 3 ore ad arrivare. Cosa fantastica. Ce la siamo vista brutta, eh? Ce la siamo vista molto brutta. Sinceramente ho sparato come è venuto, cioè non è che ci ho pensato più di tanto. IS2. No, scherzo! No, ha sparato prima, tranquilli, tranquilli, tranquilli. Ovvio.
Ci mettiamo 3 ore per tornare alla zona in cui eravamo? Porca miseria. Sulla sinistra c'è qualcuno, lo so. Ehi! Dovevo farlo già prima, lo so. Lo so, lo so! Assist, l'altro S2, là ho sbagliato io. Non è che non lo so, ok? Cioè, le cose si sanno, ma si sbagliano lo stesso. È normale. È la natura umana. Guarda che là sono io. Ma non mi conviene avanzare, perché avanzo? Eccolo. Lo vedo. Canna. Davanti a me. Veloce. Vabbè, abbiamo provato. Non puoi fare niente. Hai la canna distrutta. Che fai? Che ti inventi? Lo ripari? Ti demolisco. La fretta. Sai cosa si chiama? Si chiama la fretta. Ora è pure in... Mannaggia quella miseria ladra lurida maledetta. E vai a quel paese. Vai a quel paese. Vabbè, questa è una kill che conta per me, ovviamente. Una kill l'ho fatta io, non mi interessa. Me ne sbatto, l'ho fatta io. Abbiamo fatto un po' di scena. Siamo andati un po' troppo avanti, la sinistra? Da dove? Faccia a faccia. Boom! Come on! Ma guarda qua quanti carri distrutti. Ricevuto. Sia tranquillo, ci penso io. Fumo. Mazza co... Lo butta bello lontano il fumo però, eh. Interessante sta cosa. Attacca il punto A. Un attimo, con calma e per favore. Ci prendiamo anche il cap. Ci prendiamo questo lusso. 6150 crediti, leoni. La partita è vinta. Oh, l'abbiamo sudata però, L'abbiamo veramente sudata questa partita. Miseria ladra. Oh boys, cosa portiamo a casa al netto di tutto? Giusto per curiosità. Vabbè, di leoni 38. Dai, 1 milione, non me l'hai mai dato, ma ti rendi conto? Ma che me ne faccio di sta... vabbè. Abbiamo ottenuto, il livello non conta. Soccorritore di carri, vendicatore, salvatore di caccia, ma quando mai? Accordo con l'intelligence, ago della bilancia, ottieni la ricompensa. Ma quanti cavolo sono? Non me l'aspettavo. Sincero.
Boom. Ok. E da dietro. Ma che è il sesto senso? Ti avevo visto già da un po', ma secondo te? C'è un altro? Esattamente. Tu volevi? No! No! Era mia! Non mi interessa niente, 3 kill, era mia, me la so presa io. L'ho già fatta tutta io, ma porca di quella miseria lurida! Non è possibile sta cosa! Ma che cavolo, uno prova a registrare un gameplay con un po' di kill e non te le fanno fare. Ma miseria ladra. Ok. Ma quanti carri stanno qua esattamente? C'è tutta la squadra nemica. Lo so, ho sbagliato. Sto scherzando, non mi vede, sono invisibile, calma. Aiuto. Dove cavolo t'ho preso? Lo so che stavi lì. Perché io adoro questa mappa, credetemi, è una delle mie mappe preferite. Vabbè, Karelia non si tocca, però anche questa è divertente. Su Charlie, come sempre, non va mai nessuno, vanno solo due gatti. Però su Alpha si crea una situazione, capito? Interessante. Peccato, perché secondo me potevamo giocarcela un po' meglio. Su questo Tiger ultimo avevamo messo fuori uso la canna, ma arrivavano i rinforzi, quindi mannaggia, la miseria, lurida. Binocolo. Veloci, rinforziamo le fila. Lo vedo. Che devo fare? Non so fare niente. Cacchio di aerei. Colpo. E non succede nulla. Stanno catturando anche Charlie. No. Ebba. Ehi, ma c'hanno con me. Non è facile. Senza contare che... Avete finito di bombardarmi? Io avevo visto un carro armato che stava... Eccolo. Sono morto. Mi dai una mano, per favore? Ti cito nel video, promesso. Il signor Bart Winner. Grazie al signor Bart Winner. Grazie mille.
Ma la partita è abbastanza divertente, la verità, devo essere sincero. 4 kill non sono poche, sono accettabili. Peccato il secondo spawn, che l'abbiamo giocato, non l'abbiamo giocato fondamentalmente perché ci è caduta una bomba in testa. Non potevo fare veramente nulla. Lo so, sta là. Qua. I nemici però hanno venduto cara la pelle, mi verrebbe da dire. Hanno giocato bene poi con gli aerei. Ma ha distrutto, dai. Ti ho fatto male. No! Ma questo ce l'ha con me sto cacchio di BF-109. Porca la miseria ladra, le hanno azzeccate tutte le bombe. Ma mannaggia la miseria, ascia. Porca la miseria. Vabbè, ma alla fine la partita è vinta, quindi figurati. Però 2 kill su 3 spawn, 2 kill l'ho ricevuto con le bombe e 1 kill perché il cavo mi ha distrutto. Vediamo quello che abbiamo portato a casa. È stata una partita tutto sommato divertente. Questa è sempre la cosa più importante. Un po' di antiaerea in più ci serviva in questa partita. Un po' di antiaerea in più. Però va bene. Cosa portiamo a casa? Niente, zero. Abbiamo giocato gratis. 28.750. Portiamo a casa. Vabbè, questo è un doppio colpo. Serie di attacchi furtivi per 3, mira perfetta, soccorritore di carri per 1, una terza posizione e un po' di esperienza per l'unità successiva. Il carro armato si trova in un livello ideale, non è né troppo in alto dove ci sono droni e cose strane, né troppo in basso, quindi direi che è perfetto da giocare. Non pensavo che mi sarei divertito così tanto. Ha un cannone da 105 che è davvero molto strong, e c'è da dire che l'equipaggio, qualora fosse settato anche con la qualifica asso, potrebbe dare sicuramente di più, sia per quanto riguarda la ricarica, ma nel complesso l'equipaggio ne gioverebbe ulteriormente. Però sinceramente non ho appunto le Golden Eagle a disposizione. Nel complesso, ripeto, il carro mi è particolarmente piaciuto e non avrei scommesso neanche un euro su questo dato. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni, e noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao!